L'ASL di Rieti sta portando avanti una importante collaborazione con l'ASL Roma 1. La collaborazione nasce su due filoni fondamentali. Il primo di questo finanziamento, arrivato nel 2023, è in concerto con il Ministro della Cultura, il Ministro della Salute, dove appunto ci sono stati dei fondi per ristrutturare gli spazi architettonici degli ex OGP e quindi naturalmente l'ex manicomio qui a Rieti. L'altro filone di questa collaborazione che portiamo avanti già da un po' di tempo è Portatori Sani di Diversità con Lazio Innova. Prevede una serie di laboratori. Questo finanziamento già in essere ci permette di creare un laboratorio di ricerca aperto e fruibile anche dalla cittadinanza. E lo spazio museale sarà dinamico. In questo senso ci saranno i racconti e le storie tracciate attraverso anche le cartelle che abbiamo ritrovato nell'ex padiglioni dell'OGP, per cui è appunto un museo in movimento. Non c'è soltanto l'oggettistica, ma ci sono anche i racconti, le storie di vita. La ASL Rieti, in collaborazione con la ASL Roma 1, ha in campo un progetto che si chiama Portatori Sani di Diversità. È un progetto che tende a far collaborare le nostre due realtà istituzionali su un terreno molto fertile, che è quello della cultura della salute mentale. È molto importante poter riuscire a avvicinare ai temi della salute mentale tutti i cittadini. E come lo si può fare? Lo si fa anche attraverso delle pratiche culturali, in questo caso attraverso la realizzazione di due spazi museali, di due spazi laboratoriali che verranno realizzati. L'uno già presente a Roma, che è il Museo Laboratorio della Mente, che con questo progetto implementerà il suo percorso narrativo, e l'altro qui a Rieti con il Museo della Salute Mentale, che ovviamente sta nascendo e che avrà quindi un suo sviluppo di cooperazione sia sui temi sia sulle installazioni con quello romano, un polo d'eccellenza di natura culturale dedicato ai temi della salute mentale, un luogo che ovviamente sarà di grande utilizzo per il sistema educativo, per il sistema quindi scolastico, ma per tutti i cittadini. E questo ci pare una opportunità importante, utile e soprattutto molto originale, visto che in Italia di esperienze del genere, diciamo, ce ne sono molto poche, e laddove esistono sono ancora sul nascere. Noi siamo in qualche modo un capofila di un nuovo modello di promozione della salute mentale attraverso anche pratiche culturali, pratiche educative all'interno delle dimensioni museali. Il discorso della salute mentale è una responsabilità della comunità. Non possiamo provare a immaginare un percorso di cura senza l'investimento della collettività. La collettività si deve far carico del processo di cura e quindi si deve anche far carico della possibilità di poter sollevare, la persona dallo stigma, sollevare i familiari di quella persona dallo stigma. L'inclusione sociale non è semplicemente uno slogan, è un'azione continua, partecipata, un vero e proprio elemento etico della comunità, cioè la comunità si deve far carico della responsabilità di sollevare le persone che hanno questo tipo di problemi da quella condizione, perché soltanto aiutandoli, sollevandosi da quella situazione, che il percorso di cura può procedere, altrimenti qualsiasi buon percorso di cura non funzionerà mai se poi la comunità non agisce in maniera diversa nei riguardi di queste situazioni.